Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Wikiblog direttamente dalla piscina. Ma in realtà la piscina. La piscina, grande, uno bisogna sapersi accontentare. No, è la piscina, per carità di Dio. E prima di fare il bagnetto in piscina siamo andati a mangiare il sushi in un posto fighissimo, guardate. Siamo venuti al sushi e c'è l'acquario con i pesci, ma soprattutto c'è lui. Da bere. Siamo al sushi con robot, adesso ve lo faccio vedere. È arrivato! Sì, è nostro, dobbiamo prendere piatto. Cioè praticamente lui si parcheggia qua e noi prendiamo i piatti. Oh, ma quanto sei carino! E poi se ne va? Oh sì, se ne va! Ciao! Benvenuto! Comunque il ristorante è questo, che è davanti a Piazza del Bacio. E abbiamo mangiato benissimo e costa 16,90 sabato, domenica e festivi, e 15,90 durante la settimana. E c'è il robot! Ma quanto è figo il robot a forma di gatto! Comunque era molto 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 buono. Forse è uno dei migliori che ho mangiato nell'ultimo periodo. Complimenti. E adesso abbiamo deciso di farci mangiare dalle zanzare qui in piscina. Maledette zanzare! In realtà non c'è neanche il sole. Cioè c'è tipo sto cielo brutto. Prima ha pure piovuto tipo 4 minuti. Vabbè. Però noi siamo qui, così, a mollo. C'è pure il materassino. Comunque mio marito mi ha preparato la cena, che sono le famose trofie integrali dell'Eurospin con il pesto e stavolta i pomodorini secchi. Buona. Oggi abbiamo fatto l'acquisto del secolo. Questo. Ora lo attacco e speriamo che le zanzare migrino altrove. Tra l'altro lì stiamo facendo la pizza per stasera con la macchina del pane. E poi vi faccio sapere come viene. E adesso attacco questo però perché cioè, c'è la zanzariera, ma non so come qualcuna si infiltra sempre. Sarà utile? Non lo so. In realtà, buonanotte, perché la giornata di oggi, che è martedì, ve la siete beccata in un vlog a parte, quindi oggi c'è nient'altro da dire. Perciò io direi che vado a dormire. Sì, potato, facciamo i pisoli. Sì, facciamo i pisoli. Buonanotte! Buongiorno! Che giorno è oggi? Mercoledì! Perché lunedì e martedì sono stata in ferie, sono un po'... Comunque, ho registrato il video, che già avrete visto sicuramente, degli acquisti di Ikea, e questo è il cesto dei panni sporchi. E ora lo montiamo e vediamo se ho preso bene le misure questa volta. Già lo so. Vabbè, dovrebbe essere piuttosto semplice. O forse no. Ok, è così. E questo dove va? Qua. Ah, c'è una tasca. Credo. Vediamo. Ah sì, va qua? Sì. Zac. Carino! Carino, non c'è stai panni sporchi. Ok. Ta-da! Oh, c'è stato i panni sporchi! Ma ora andiamo a vedere se c'entra dove volevo metterlo. Speriamo. Vorrei mostrare la precisione con cui ci entra. Attenzione! Ok, bellissimo! Cioè, non si vede, non dà fastidio lo specchio... Va bene, ma il problema è che sta roba stava qua. Dove la metto sta roba? Non lo so! È la domanda! In bagno, al posto del centro dei panni sporchi, dove la metto sta roba? Mamma mia, perché mi servirebbero due case così? Vabbè, ma questo problema lo risolvo in qualche modo. Io e l'amica mia usciamo stasera. Chiaro? Aspetta. Ah! Macchina nuova. Andiamo a festeggiare.
fossimo due ottantenni, in realtà stiamo alla sagra di Ador Tarteste, cioè. Però prima andava a beve, fatto. Ah, vabbè, mo, no, beve una cosa, poi andava a sagra, cioè, non è che... a callo. È callo? Siamo anziane. Ma tanto. Tiriamo su, ci vengono le macchie solari. Ma ci via qualcosa, siamo vecchie, fammi chiudere. Anna, la sagra che stasera Luca suona, quindi non so, forse incontrerò qualcuno di voi, non lo so, chissà, chissà. Siamo qui alla sagra di Pila Botticelli, il famosissimo Botticelli, però c'è da dire che no, la bocciamo, molto disorganizzata, mi dispiace dirlo, però sono tipo, quante ore sono che siamo qua? Due e ancora non abbiamo mangiato e non credo che mangeremo. Sì. Era meglio quell'altra. Era meglio degli gnocchi. Sì, no, la sagra degli gnocchi era organizzata molto meglio perché comunque abbiamo prenotato da casa con l'applicazione, pagando con PayPal, quindi no. Qui siamo ancora un po' nel passato. Noi peccato. Ma buonasera. Sono le 10 di sera, io mi sono accorta che non ho cenato. Cioè oggi non ho fatto praticamente nulla. Però è venerdì oggi, sono andata a lavorare, no che non ho fatto nulla, un cavolo. Però la questione è questa, Luca è andato a suonare anche stasera e anche domani, quindi quando torna sicuramente c'ha fame. Già che sono le 10 di sera, preparo qualcosa per me e faccio qualcosa che può mangiare pure lui quando torna. Io in realtà ho tutte quelle zucchine che sono ancora lì a guardarmi. Quasi quasi potrei fare il pesto di zucchine e quando torna lui gli riscaldo la pasta. Aspettate. Pasta ne abbiamo. Non la dovrebbe mangiare, dice, però nonna, sera, torna. Qui che c'è? Ah, c'ho pure il Philadelphia, posso fare il pesto di zucchine col Philadelphia. Buono. A me me va comunque. Secondo me se la mangia quando torna, io faccio. Tra l'altro gli sto a fare la versione light, ci ho messo lo spicchio d'aglio ma lo levo, quindi in teoria non gli dovrebbe far male. Zucchina, pezzetti e un goccino d'olio, ma proprio poco, così almeno, e ci aggiungo l'acqua così non si bruciano. Niente, poi quando sono morbide trasferite qua, ci potete lasciare l'aglio se non avete problemi con l'aglio tipo mio marito. E aggiungere anche il parmigiano, che però ce n'è poco e a lui gli piace sopra la pasta e quindi non ce lo sto a mettere, perciò sto solo a frullare zucchine in pratica. Super semplice, eh? Fatto in casa, per voi. Niente, mo frullo col frullatore immersione, poi rimetto dentro la padella e ci salto la pasta. Più facile di così, perché quando le zucchine sono troppo grosse dentro c'hanno i semini, non so, buone da mangiare così, cioè sono buone uguali, però non so, buone proprio da mangiare a fettine o a parmigiana o così, e quindi quelle grosse le faccio così. E all'alba delle 10:45 la mia cena è servita, spaghetti con pesto di zucchine, ma ho levato l'aglio, non ci ho messo i pinoli e manco il parmigiano perché è quasi finito. Quindi ora dal mio divano cenerò in questo venerdì triste e solitario. Ci vediamo domani con nuove avventure. Raga, è sabato sera, sono sola anche stasera che Luca è andato a suonare in un campeggio in Toscana e io, cioè, sto sudando tantissimo perché ho acceso la luce per registrare un video, quindi ho sta maglietta sintetica che mi sta a far morire e ho una mystery box, ma credo che la vedrete domani o martedì, non lo so, mystery box fighissima! Ok, non vedo l'ora di aprirla, devo fare il video. Se non mi squaglio prima, mamma mia. Vabbè, e niente, vado, registro. A dopo. Fa sto video, è stato un trauma, raga. Cioè, gocciolavo, letteralmente gocciolavo. Non si può, fa troppo caldo. Come riescono a fare video le youtuber vere? C'hanno l'aria condizionata, è l'unica spiegazione. C'è l'aria condizionata, tra l'altro sono truccata con rossetto alle 21:51 di sera e non ho ancora mangiato e Luca non c'è e tornerà stanotte tardissimo e mi sveglierò perché i cani abbaglieranno, vabbè, e fa caldo, vabbè, non lo so, mi sto facendo del cibo nella friggitrice ad aria, ovvero un fish burger
Le pallette de bacalao, quelle dell'Idol, che abbiamo provato l'altro giorno, sono super buone, sono finite. No, super buone no, però le devo finire. E due gele di granchio che ovviamente non dovrei mangiare, però mi dico, sì, ma tanto vedi, sei brava, le cuoci in friggitrice ad aria, una volta le avresti fritte, che può essere anche vera come cosa, però se ne magna ora meglio. E niente, ho fatto niente oggi. Oggi proprio non ho fatto niente. Cioè è stato un sabato pigrissimo, sta tutto il giorno sul divano, relax, apri e chiude la porta ai cani, chiaramente. Però a parte quello ho visto due film. Uno super vecchio, Baciati dalla sfortuna, e l'altro invece si chiama Un disastro di ragazza, che carinissimo, cioè se vi capita su Netflix guardatelo, però non guardatelo con i bambini perché è un pelino volgare, non me l'aspettavo, però simpatico, divertente, un filmetto, insomma, passa il pomeriggio. E adesso tra i consigliati Netflix mi diceva, vuoi vedere Sex and the City 2? Secondo voi io potevo dire di no a Netflix che mi chiede se voglio vedere Sex and the City 2? No, e quindi l'ho messo, tanto c'ho niente da fare. E tra l'altro non so perché, ma io seguo un sacco di YouTuber. Ultimamente fanno più video. Cioè, tipo, di sabato nessuno fa i video. Io ho capito che il sabato si fanno meno visualizzazioni e tutto quanto. Però, non so, cioè io che guardo, ho visto tutti i video. Vabbè. E niente, e i miei non li guardo perché non riguardo mai i miei video. Non mi piace la mia voce. È fastidiosa, non so come fa a piacervi la mia voce. È fastidiosissima. Va bene, e quindi io direi che invece di chiuderlo domani mattina come faccio di solito, così domani cominciamo un nuovo Wikivlog. Questo Wikivlog si può chiudere qui oggi, che è sabato come dovrebbe essere. Tra l'altro sta suonando la friggitrice d'aria, quindi vado a prendere il mio cibo. E per questo Wikivlog è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!